Che ne parliamo a fa? Ma è mai possibile che una mattina si addasci da gomma un animale? Ma io non lo so. Ma mamma dove sta? Sta fuori. E papà? Non si è sciutata ancora. Sciutata 3-5. Ha sciutato un anno. Ma quando vai da sta casa si è potuto dormire poco su me. Donna Vicenza. Io sta parlando. Ah, sta mangiando. Ma e se mi ho fatto la settimana passata? Che lei non faccia altro. Fa tempo che quando veniva in tua pascia nostra, mamma le aveva a tazzulelle e caffè, l'uovo fresco e vesticciolo vecchio perché la sciognatella rapi. Già, che la mamma a doveri a docevo, sembrava a chi la casa faceva per tuo caffè e so facette per tua purezza. Mo, non solo se mi sa venire un caffè in dove ascio tuoi casta poco lontano lo nostro, ma quando fa papà, a 2,50, mezza lire e mezza. Cambio caffè di aria fatti con correnza, caro in che sì, poveri c'è a tutto quanto, cari in dove caffè che facciamo noi, c'è sto surrogato, c'è sta. No, che facciamo noi, che facciamo voi, che fa mamma, se fosse per me non lo faccio a rire. Tu fatti cambi parti, dei guardi, o brigadini, dei fascisti. Già, che se fosse per voi, avessimo voglia di morire fammo. Avessimo voglia che ancora verdi, ricevuto. Ma perché una cosa disonesta a vendere un caffè? E poi se non lo facciamo noi, ci stanno una decina persone che fanno. Onna Vicenza, se mi sta vendendo un caffè pure esso. La settimana passata un coppo con dei poveri, un signore seminario, quanti piatti a bar. E che sta cosa tra? Sai che non ne abbraccio pure tu. È pure dice buono, dice. Dice buono, Sorte da fatto segno. Non l'ho detto perché sono scocciante, io non capisco niente. Poveri voi, che gioventù sbagliata. Ma insomma, io vorrei sapere una cosa qui. Ho caffè che voi venite a prendere la tazza. Ho contro la bandiera che vi porto a voi, a doppi. Non lo prendi alle cliniche, agli ospedali, alle infermerie militari. Papà, è stato zitto! Voi non vi suonate, ma voi siete fornuti ai bambini! Ma voi venite a spiegare militare! Caro, ma va a fornire in casa dell'autorità! Ah, ieri, 5 kg di caffè a 7 di loghiti, chi è portato? Non è portato il capo, ma il fascista! E mamma non si è voluto pigliare per paura che si trattava di agente provocatore! Voi vanno a venire, si sottrae! E se uno presse che la classe dirigente è più classe dritta? Sarebbe più malamente degli uomini se vi parlasse come vi sto parlando io. Ma quando uno vede che chi deve essere la buona esempio, sono una mappata mariuola, allora dice, ma vuoi sapere la verità? Tu mangi buonetto in classe e non muore fama. A roba tu e a roba puri, si salve chi può. No. Fin quanti sono da sta casa della tua? E vabbè, ma io vengo per dire. Ma poi, se mo vi ho caffè mi. Ecco qua. Sono di macchina non lei, io fu. Ma chi tu sta dicendo niente? E macchina non mi ero stanno! Ehi, non lo so! Se non mi mangi apposta, non mi mangi a stamattina! Ma chi si è mangiata? Papà! Hai visto che mangiate voi? E non è venuto! E io sapevo! Ma voi vostro non mi mangiaste mai ieri sera! Venite, capo!
Ti salvi di voi. Ma io non mi faccio capace. Ma voi mangiate notte, voi siete a posto. Ne so se è notte, ma so. Ti avrei con qualche genio, ma ci sono stata. Ma si deve, non le so tutte, no. 2:30 di ricordo. Sono tornato a casa con un freddo addosso, non potevo pigliare sonno per via di un poco di languidezza e stomaco. Mi sono ricordato che ci sono certi marcati, non rimasti. Deve sapere chi è, chi l'ha notato e quale è via. E non è notato e quale? E voi ci affaticate, e che ci manca, io non ci vado. Io magnellato non ho tocco, e a me non puoi essere toccato. Mannaggia Marino, mannaggia, e mo scassa tutte le cose. Ma chi scassa? Scassa tutte le cose. Tu stai facendo questi balli in maschera, stai facendo? Faccio balli in maschera? Io essere più! Niente di uno, erano tanti le macarute. E lo piatto tanto, ero. Lo piatto tanto. Chi si oppone a me? Figlia di l'oppone a me. Vedete, vedete, guarda, che bello amore di figlio. Già, voi vi siete mangiati i macaroni per l'amore di padre. E tieni mente, tieni. E mo' stato fino a mezzogiorno con sto poche pane. Già, ho pranzo è troppe consistenze. Ma io me ne vado, io me ne vado. E che da nascuna roba! Se ma chi l'aveva da giorno, voglio, non mi ho vero, non mi ricordo. La bottaneria, già la c'è, voglio vedere. No, ma amore, fatti fatti voi. Ecco qua. Sta mezzo chilo di farina che hanno sul castellaio. Ma vi darà 40 lire. A 80 lire lo chilo. Paghiamo da gratis 10 lire. E poi se io volete voi pigliate, se no state vi bene. Quando viene per su, io ce lo do un'altra volta. Io certamente ve fanno piacere, ma già mi sicuro a rischio di passare un'uaia. Non ci guadagno neanche niente, perché non sono affari che mi interessano. Ma insomma, ma tu ti fai meglio fatte tu, no? Ma la farina se la vogliono non la possono trovare, non ve la sapete cercare voi. E che vi devo rispondere, noi non la troviamo. Guardate un po' che e la venite a cercare qua. Ma avete saputo che abbiamo il mulino? Avessi una legge di un coppa a porta pantanella, lui non la vuole fornire. Non la vuole fornire! Non ci guadagni neanche niente perché io non ammetto questo commercio in casa mia. Ecco, la vostra moglie tiene il cuore buono. Se non è che mi serveva un po' di farina e me l'ha procurata. E queste sono le 40 lire. Grazie, da. Se vi capitano due fagioli. Niente, non avevo fatto niente. La stessa persona la farina, mi promettono parecchi le fagioli, ma non me l'ha portata a voi. Sì, beppo. Mi tenete presente? Ma sì, vero, ne verranno certo con l'aumento. Mi pigli con l'aumento. Buona giornata. E pure a voi. Statevi bene, non c'è nani. Non ci vedete più. Vabbè, vabbè, avete ragione voi. Un caffè, ma... Aspetta. Sei molto lì, adesso. Oi, vieni a farti. Ma se io ti arrivi di Lambrese, sei capito? Io ti ho potuto accompagnare. Poi ce ne vado a grufa, salato. Non ce la vivai. Lo sciuramento che ci sta, sta ritirando un qua. E di dove te lo dici? A ieri sera non facendo dell'opera perché era tardi, ma cammina dritto, sennò no fanno quando fatta, va? Ma può fare, ma come c'è la ragazzi, sono ragazzi, bisogna avere gli occhi aperti e sorvegliare la gioventù. Mari, porta a scuola a parte. Se ne ruota un caffè, mi sta a farsi la gioventù. Allora i fagioli ci stanno. Ah, ma i fagioli ci stanno. Niente, non c'è risposta. Assunta, appicci due legnazioni, da mattina fanno mo' che è buono finto. Ah, una mano. Viaggio accompagnata a tutti a scuola e per strada ci ha giocato pure una bella cosa perché non ha fatto capire. Ma quando è bello che la figlia vostra? Ecco giudizi per te. Ma come parla bene?
Ma parla a vicchiare. Ma quando è? 5 anni. Santa è vecchia. I papà non pascano a chiamare. Nini, ma tu a chi vuoi bene? A mamma, che possesso. Ma quella è una donazione che c'ha per la madre. E poi, e papà che re, e fe... Uè, ma l'hai, tu non hai, sa così bella, a me mi è piaciuta. Vedete, guardate, io ma non è che prendo cappello per il giudizio di una bambina, insieme che lo dare 5 anni, figuriamoci se a me mi può fare impressione un giudizio e non abbia tutto. Ma non c'è imparato, si mala parola, non c'è imparato. E che c'è imparato, ma nulla. Che le sente mezzo lì che ripete? Proprio tu. Io? Proprio tu. Tu, tu. Oh. Falli sboccatino. A bambini sente e ripete. Ma voi fosse lo scemo. Ma voi vedete che educazione. Senti, io con voi non voglio parlare. E perché non parlate? Ma io ci capite sempre. E babbo, io oggi non va pigliato, che le so create, sono bocche d'aria. Ma dice una parola di diavolo però. E Nanzi, come avessi chiamato Nanzi, e come si può fare? Che alla fine è sotto il bottone rasco. Se mi sono visto, oh, se di la male rave si ciò le fanci, papà è fesso, papà è fesso. Ma mi sicuriamo, ci che ci ha visto, papà è fesso, ma papà non è fesso. E non posso stonare, perché quando tornerà a casa da voi la capo non lo ricordo più. E pensi una cosa è mai scorta, e pensi no, e dopo non posso non me la ricordo più. Ma le mascherone a me dei. Mi ricascio ai miei e mi mangio. E mi deresti di uno. E io ho fatto la guerra. Buongiorno. Buongiorno. E in un momento, abbiamo tutti i caffè. Io già me la ci pigliavo. A tutta la Vicenza, donna ma. Si pigli mezza di ridere. Ah, no. E poi pigliate a me la tua Vicenza. Ma il caffè vuoi, è un'altra cosa. Io ce la cito pure ex. Immagina. Ma stai facendo la pane? No, sto tagliando il gallo, ma insomma non lo vedi come sto facendo a barba, c'è bisogno di domande, c'è bisogno. Domande inutili, se ti dammi a stimare tuo fiato per quando ne avete bisogno. Vabbè, hai sbagliato, e che ci volete fare? Non c'è no. Ma lavoro. Ma che dici l'ultima posta situazione? Ma tu scherzavi. E io ti dico che se fossi ministro di non so quale ministero, perché io non so a quale ministero appartengo, e appunciasse subito la situazione. Ma secondo voi perché mancano? Non manca, c'è sta tutto cose, mancano buono, burro, farina, coperta, e tale e quale all'altra guerra. Come si intende? Come si intende? Tu sei giovane, non ti vuoi ricordare, capito? E tale e quale all'altra guerra. La roba mancava e per essere aumentata. Secondo te perché si fanno le guerre? Perché? Per far aumentare roba. E cammini. E calmire, lo sai che è calmire? No. E talmo ti fa una bella parola, è calmire, dice una parola buona, calmire è una cosa che fa calmare. E invece no, perché il calmire è l'origine di tutti i mali. Perché quando tu governi metti il calmire, implicitamente aumenta la sussidio del grossista e del dettagliante. Il povero consumatore del 3 via di 5. Cosa vuoi fare? Ma con calare o calmo? Il mio progetto di legge. Se io ci avessi voce in capo... Saluto a tutti! Buongiorno! E fatecelo sentire questo progetto di legge! Voi siete venuti a prendermi il caffè? Gli do il caffè, gli do! Ma perché non potremmo sentire? Hai fatto questo caffè? 2 minuti! No, oggi no, fateci sentire! Dunque... E dunque ci parlava della mancanza dei geni. Io dicevo che c'è stato tutte cose, che è il Calviere che lo fa squagliare. Insomma, vedete, se ci avessi così un capitolo, io farei in questo modo qua. Le città di Italia quante ne sono? Qua? Ne sono? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Allora diciamo che le città di Italia ne sono 5. Noi facciamo un conto bello, facciamo. E che c'è bisogno di 1 chilo di farina a testa per ogni abitante, per un totale di 1 milione di chilo di farina. Allora, tu governi. Hai bisogno di 60-70 milioni di chili di farina. Questa è l'idea. Si apre uno spaccio e si fa finta che è uno spaccio privato e si lancia la farina sul mercato a 10 lire al chilo. Che succede? E quanto succede? Che succede? I commercianti che vanno nello spaccio che vanno a cattare la farina. Vengono presi. E non sapendo che è tutta una finzione, mi sono commerciato con una cavera con un po' di bambù. Ma corre! Ma corre!
la circolazione di me! Iniziativa privata! Ma tu non capisci che avete deciso con lei? Ah, Santa Barca per il e per le macchine, dato la mancanza della benzina, avete pensato lì? Un progetto è lì. Ogni automobile non va a visto. Una volante e otto spinderoni. Bella idea. Buongiorno a tutti. Buongiorno, sì, buongiorno. Ma che stanotte bomba, l'hanno manata? Come no, quella non ho capito, due palazzi a Parco Margherita e certi fabbricati a capo di bocca. Sì, sì, vicino ai depositi delle tram. Ma allora comincia da fuori! Ehi, a te, io non lascio niente di fuori, va? Vieni qua, te. Poco poco a me, Complimenti, andiamo, stamattina ha dritto. Ecco, bravo, bravo. Questo potrebbe essere un altro progetto di legge. Stanotte, ma sono morto da paura, Io con me, appena sei andato a qualsiasi cosa sto facendo, ma via chi sto e me ne fui in dorico, perché mi viene un freddo addosso. Un movimento della pancia che veniva a cui ha scorso subito il gabinetto. Io l'ho fatto in quando si andava a ci scappò. Signori, ma voi che dicete? Ma quando fornisce sta questa? E chi lo può dire? Maurizio che hanno fatto il bombardamento più forte, che ci distruggono. Ma sicuro ci distruggono a noi? Ma fanno il bombardamento più forte. Ma ci distruggono? Ma come no? Chi non riesce a mettere una prova lei? Ci distruggono! Ma questa è proprio una guerra fuori natura. Ma che ci trasmi in casa, che ci trasmi in famiglia? E adesso chiameranno pure altre cazzi. Oh mamma, d'anima, allora, mi signori, ma voi che dici? Che hanno i riformati? Vengono pensieri, figli, ma che dici? E chi lo può dire? E noi ci siamo in segreteria. Uno pure vorrebbe un conforto, pure vorrebbe un'assicurazione. E allora io per farvi contento dovrei dire che al bombardamento non ne vengono in più, che il classe non vi richiama e che l'automobile li mettono in mezzo un'altra volta. Io che ne so. Vabbè, ma voi state vestiti scuro. E che c'è? E allora tutti quelli che stanno vestiti scuro sanno i bombardamenti si e fanno quando finisce la guerra. Non voglio dire, che vi dà che fa con gente superiore a noi, capendo in mano, coppa agli uffici. Un momento, io già ho capito dove volete arrivare tutti quanti. Io non parlo con nessuno. Io non so niente. Ma poi a Muncenia, chi lo signorino non va? Ma trovo per chi ci ha pigliato. E fate bene, perché di questo periodo è meglio non parlare. Ma poi, ma che ce ne vuoi? Va bene, arrivederci a tutti. Federici, ci andiamo? Sì, sì, sto venendo. Avete ieri di Muncenia? Un momento, una scusa tazza caffè. Andiamo, buona giornata! Arrivederci! Buona giornata a tutti! Buongiorno a tutti! Arrivederci! Buona giornata! Andiamo, non me ne vado qui, ma cascio da che la cucina è mia ancora, ci vorremmo più tardi, buongiorno! Cancioni, che? Quando ne potete parlare? Ando! Noi la pensiamo come voi, noi stiamo dalla vostra parte, potete parlare, Donna Ma. Il burro, lo avete avuto? Dovete venire più tardi, ci sta una persona che ha la polizia, ma sapete con me, chi lo troverà a venire più caro, non si fanno vedere più. Se mi porto nella roba vostra, se non sapete che non lo fanno, prima perché non ci piace, e poi costa così caro, e chi so può darli a cattà. Eh già, perché voi non ci guadagnate niente sul burro. No, signori, se recita così vuol dire che io non me li incarico più. Io me ne sono occupato fino adesso, perché se ci va voi di creature, ma senza nessun interesse da parte mia. E se no che la Maronna avrì, non mi avesse a fare vecchio a mio marito. Ma quanto muovo bene mugere? Passa il zucchero che mi cercassi, che sia cioccolato. E questa è pastina bianca.
tutte cose vengono... Aspettate, venne una carta che mi ha stato solo da venne a via pure sotto, eh. 2 chili di zucchero, 1 chilo di polvere di cacao, 10 pacchetti di pastina bianca. E poi c'è sta rimanenza la settimana passata, eh? Ah, e sono giusto 350 lire. No, ma vedete, io in questo momento non ho questa disponibilità. È stata mia moglie ammalata e solo io so quello che mi è costato. A fine mese, con 3 bambini, faccio i capelli bianchi. La vita è quella che è, lo stipendio peggio ancora. Voi capirete, quel poco di economia che noi avevamo messo da parte in casa, col costo della vita, se ne è andati buoni. Ma voi non dite la proprietà. Una casetta dove abito, che comprai a rate con tanti anni di lavoro e di stenti e 2 appartamentini a Magno Cavallo per la proprietà. Ma voi sapete che quanti li tengo affittati? 1 200 e l'altro 300 lire al mese. E che devo fare? Me li devo vendere? E con quale diritto io do con quel poco ai miei figli? Ecco qua. Ho portato questo orecchino di mia moglie. Me l'hanno apprezzato 500 lire. Tutti e due? No, uno soltanto perché l'altro ce l'ho pegnorato. E lasciatemi, io ce lo faccio vedere a sta persona. Può essere caso contento. Dunque, io vi devo 350. Resterebbero 150 lire. Non fa niente. Me li conservate qui. Se restano, vi conservo. E la roba? E la volete dare? Gesù, come no? Voi siete un padrone, ecco qua. Anzi, di mano già vi scelta carne di tello, Me lo conservo un bello vino. A domani, allora, domani. E uova fresca, e pulita. Se ci stanno, sapete, e i bambini. Va bene. Rimane che faccio trovare, Allora ci vediamo domani. Arrivederci. Arrivederci. E grazie. Grazie. Arrivederci. E grazie. Prego. Ah, ma io ho capito una cosa, perché tu hai tutto il punto punto di andare solo? E se invece troppo muovi vendere la mattina a sera, insomma farina, olio, burro, ma... Ma gitta tanta volta, non è roba mia, mi portano qua e gli faccio un piacere a qualche conoscente. Così, per gli occhi celesti, color del cielo. Io non guadagno niente. E allora spiegami come mangiare. Come avviene questo miracolo? Come mangiamo, mamma, mangiamo che adesso? Ma chi può fa credere? È in malafede che credono cose queste. Mangiamo cade. E non saremmo già diventati cadaveri scheletriti color avorio cinese. E non guadagni più niente. Da poco avevo dato una ruota tutti tra la mia. Stanno più la mia età e la mia spazio. Allora, cosa sta a fare? Mamma mia, come sei diventato? Ma non si fa dire più niente, sei come una pila elettrica, sta. E dunque, bravo, sei contento? Sei contento poco, mi sono scordato tutto quello. Io avevo capito, proprio come si poteva fare a vivere senza ricorrere a questa piaga della borsa verde, e tu me l'hai fatto scordare. E dunque, adesso, sì, che adesso non si può cantare, e allora mi state ricorrere la borsa verde, ma adesso me la in galera, quindi... Dammi già attimo, dammi. Guarda, vai, se ne vai, mo. Se ne vai, faccio 4 pezzi con lui, mi dico un po' grado, io gli chiacchierei un po' come un amico. No. Io tanta sera ci portato 2 quintali di caffè. 2 quintali? 2 quintali. Però una male mi ha fatto piacere del mezzo. Allora, noi facciamo affamare, mo. E siamo 2 quintali addirittura. Insomma, voi, il caffè, il conto responsabile sono io, voi siete solo un'altra cosa. Chi si capa a con confine, che ha galeri, da capita no. Questo per dare l'esempio, chi se non guarda, non faccio a nessuno, non guarda. Hai problemi? È sotto lì. È un secondo la tarazza, è tutto caffè. Sotto lì. Così basta. Sotto lì. Ha fatto la punta, la maronna. E chi nel cassotto ci sto lì? Farina, olio, burro, formaggio.
Onorì, a proposito di quelle messe di formaggio, non sono messe le potete smaltire, questa qua non se ne spiega. Non c'è no, un poco di pazienza, specialmente con quelle pezze di formaggio, ha già passato un uomo. No, no, o hai già passato io, Onorì. Ma pure ci c'è la vita a perdere qualcosa, ma se ne guadagni in salute. E ora comincia a fare freschetta qua, e quando si inserro fascia, ma da credo non se ne spiega. E a notte quando si è andata a sedere in cassa fa Madonna, la liberazione. Oggi no, vi ripeto, un poco di pazienza. Un poco di pazienza, è facile, lei ha parlato, guardate là, guarda, guardate là, guarda. Farina, olio, formaggio, fagiolo. Abbiamo fatto il centro della massa, abbiamo fatto. Perciò vi dico non vi allontanare, perché se succede qualcosa, noi facciamo. Non è attacco aspetta, perché io facciamo il piezzo di lavoro, e volevo poco dire, nata voi. Guarda che la roba non toglie la vita sotto le tette, ci siamo capiti. Ah, sono andati qua a fare una carrettella e può portare a casa vostra. Mi raccomando, se sentite la sirena, non pensate a me. Ognuno per sé e Dio per tutti, perché qua poi ce la passiamo tutti quanti, il brutto riesce a sé. Quando va già di parte mia. Non vi preoccupate. Te l'ho regalato. Regalarlo non posso perché non sono nelle condizioni di poterlo fare. Ma io vado in sta vita mia. Sotto una cosa. Facciamo una cosa, piazza a mano. Ce lo fanno in spesa. È l'ultima roba vostra. Ma che c'entra? Sembra a voi spetta la metà, no? Guardate storetto. Che? Allora giù. E non c'è il mastro. Quando può valere? Fatemi vedere quell'altro. No, l'altro non ce lo sta pegnolando. Si dovrebbe spegnolare, così spegnolandolo, vediamo, confrontiamo le pietre, diamo un valore agli orecchini. Morirsi la polizia. No. Ma aspettate, ma oggi che è? Oggi. Lunedì. È giovedì vale. Così ci spegnolo l'oggetto e vediamo quanto vale. Ma 400-500 lire vale. State coperta. A proposito di coperta, ma la roba l'ha permesso. Tirate perché non ci vale proprio niente. Guardate, ci fa una fatica. Stando al cavo prima, ha già chiuso due ciappette automatiche. In modo che a secondo come serve, se ne vediamo chi, o lui chi. Metta la mano qua. Stasera, ma ne va col cinematografo. Vis, e lo va a guagliare chi sa che sa che tu. Ma io scassa faccio! E chio, ma cos'è niente? E come faccio? Come faccio? Ma non puoi capire l'uccello. Chi le casse le fogliette, era figlio, non ci devo scappare. Sì, ma amici, e le brutta dice, che allora fa? Se stai a prendere un caffè, niente buona Vicenza. Dopo poco che era ucciso la piccia cucucuglia, c'è stata pure una deraide, una della condanna. E calmatene poco, o vedi, con la Vicenza riceve, ne va a correre, ma che sta pigliata la privatina, solamente sta da vendere un caffè, che la piazza è questa, che la piazza è questa. Se ho caffè non lo faccio qui, non c'è la faccia neanche questa. Conoscenza per te ne se tengo pure e sta da vedere non mi Vicenza capisce capisci tutto oggi non lo combino servizi sa mi so sciallare tu suo facesse meglio perché le certamente chi ti ha portato a Roma non può obbligare la mobbia sì va buono e tu vado a fare una cosa quando me la squadra io faccio ma è avvertito io faccio che stai fatto pure anzi farà questo farà voce a capo dove sta l'angolo quando sempre se ne vado Papà, venite! Core Soro ci sta vicino la scena fortunata, si sappiccia VIP e segni la squadra stando lì. Tu non ti paverai? No, no. Ma posso. Na caparaglio, do lì. Uè, sciogliete i capelli e mette la scuola della nera. Ma qua quando mo? E quando arrivate? Ma che quasi un Di soffono VIP, si sappiccia VIP lo dico. Uè. Che è stato, eh? C'è un'aria privata. Che piacere, che piacere! Io sapevo, ne io sapevo, ma ve l'avevo detto. E a maffini in galera, e a maffini tutto quanto, e a maffini in galera.
Con le sole ci sta picciata Pippo! Allora. Chiamo pure a Pascalino Vittorio Miezzebre! La gente c'è parmeno di cavo, ma non ti agitare! Io sono io qua! E i vostri problemi sono anche i miei! Sì. Io a ca non mi muovo! No. Ma se attacca e faccio il parente a Dora! Sì, papà, muito, perché si è picciata Pippo! Uè, mi sto facendo i frigo! Ciao, Marina, stai qua sulle mie topole di qua, Signor Migliati! Non mi interrompere, che è la mamma!
Sangra Maria di Cristiano fa pensare. E beh, voi dicete che è muore. E io ci qui. E ci credo tanto che mi è potuto morire e morato poche cose. Ma sento io. E tanto me ne vado quando se ne è più buono. Di asilo, signor Migliatil, cavaliere della croce. Ascoltate la sua voce. Per i vostri grandi armei, ascoltate i suoi lamenti. Nella tua somma potenza, dacci un segno di clemenza. Dacci un segno di clemenza. Se mi pigliate a paura, vado a dire. È peccato la sua morte subito. Ho morto, ma guardi. Noi andiamo! Andiamo! E questo me lo potevo imparare, e in modo che con cazzo. Guarda, amore, senta a me, sosata, e diamoci il ricovero tutto quanto. La bomba è caduta qua vicino. E sono trasuto con le indagnatrici. Si cara una bomba che hanno colpa, stanno frisci, che sono su a casa, che sono spugnatelle. Si chiedo si morte, chi è morto, chi è bomba non ti fanno impressione. Sacrilegia tu quando morto, ma è più sacrilegia mettere in mano un collano vivo con me. Non da me. Ma la mia soddisfazione di morte. Sì, di morte, non da resta. Parola d'onore. E non faccio manca perquisizione. Parola d'onore. E allora se mi arrestate siete una carogna. La parola è una, non da me. Ma ricordate che io non so questo. Ma manchi, mica di. Adesso le regate a giovani a tutti. Assettate, non frigati. Frigati, andate a fumare le caffè, io. Assettate. Ciao, non c'è più.
Facciamo proprio domani. Era bello, eh? Ma un pulissimo voi, donna, ma io vado a pigliare una tuchila a 500 lire. No, è più stasera trimata. Come? Che le sette bellezze? Ha invitato pure a me a zia. Perché si rimane facciamo brora? Ha fatto diversi inviti. Sì, ma Rituccio come sta, donna? Ma che se mi dispiace, vedi, ma Rituccio poco po'. Ma si sta rindo. E l'ha cercato piacere, ci stava poco vicino. E quando c'è stata una della, si stava qui. Sì, sì, che le stava via, creatura. Donna, ma permettete, vado a posare carne a niente. Vai, vai, vai. Buongiorno, donna Mai, buongiorno. Maria Rosa, è pronta? Oggi visto che sono stata stessa. Ma voi a lui anche tu, Ci andiamo a fare una passeggiata. Ah, è stato attento con questi passeggiati, che ci rendi? Io ce l'ho diritto tanto a voto, pure a mia figlia. Per esempio, su sergente che viene a presi, chi è? Perché non si fa conoscere? E perché non si presenta da me? No, donna Mai, chi è tanto buono giù? È timida, non so ma manca parlare tanto buono l'italiano, si mette a scuola il mio lui, Chi l'è soldato, certamente ha dato il vero suo. Mostra la cianna e cazzo, perché le legge lot ci vuole il permesso proprio dell'America in persona. Hai trappene tutto pronto, si presenta da voi per chiedere la mano proprio di Maria Rosaria. Ho fatto il passeggiato, po', come dici tu, capi dritto, state attenti. Non c'è proprio pericolo, che loro non stanno attaccati a tanta pregiudizio. Non capiscono male, camminano abbracciate con le ragazze, ma così, come a compagni, come a camarati. Già. Non ci mettono la malizia, mamma. Però sono camarati solo che i ragazzi, perché con l'uomo non si fanno i fatti loro. E allora vuoi dire che ce la mettono la malizia. È un'altra mentalità, sono più sciolti, più abbonati, che la figlia vostra ha avuto la fortuna. C'è sto e sta cotti in America. Voi dovete sapere che Achille Gio faceva amore prima con me. Poi conoscete Maria Rosaria e dicendo che lo piace più assai. Ma così è bello, sinceramente. Sì, ma ci sento un faccio. Tua fredda più nice. Io più nice? Ok. A fare voi, è nato mondo subito. Che subito si innamorai di me. E a me mi piaceva più di lui. E ci mettete un d'accordo. Io voglio ricetto. C'è una frenda mia che sarebbe Margherita, non c'hai un frendo tuo. Mi sto buttare. E a così abbiamo fatto tre frende e tre frende. A me lo prendomi non mi piace, è curto. E tu Ringello faccio. Senti, tu a me non mi nice. Portami un altro che mi nice più di te. Però tu, voglio, ce ne ha. Ehi, a che ora tu? Non lo so, quando mi sono spicciata donna? Solo da sta poco buono. Dimmi. E che vengo a fare? È una settimana che paga l'appuntamento e neanche sa fare. E questo non sventa, sì, non mi importa. Lo giuro che non me ne importa. Ago, la colpa è stata mia e me l'ha già chiamata riso. Ma io volessi voglio ricevere, ma anziché mi veniva a contare tanti buci. Ma perché non vieni tu personalmente a morire la verità? Ma ieri sera un innamorato mi dice che la variata. Ora sì, è partuto, sienta a me, chi l'è partuto? E oggi ho rimane, partaranno pure innamorato vostro. E si partono, saluto a Nuglio. Saluto a Nuglio. Già. A me offendemi non mi piace, è tutto! Castanno, chi si qua? Bella vento, punto, Abbiamo iniziato tutti, 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 è Gragnano vecchio! Il fiasco sono tutto sciacquato, va? Che tenete qua? E sono sei palate di pane bianco! Farina alleata! Però a uso nostro! Fatto con lo furn di Maddalena a fatta maggiore! Questo sono le sigarette
che mi ha mandato delle sine a cucello. E chi mi fa mettere la gamba? Ah, ecco qua. Questo era il biglietto che essa va in croce la S. Ah. Io ho detto, ma chi è che sta S? A te donna male, mi è suscetto. Chi era S? Ha detto, ma perché mi chiamate mi è suscetto? È perché ti ha fatto lo scopo. Ma andiamo, ma andiamo. Mi dite che ti diciamo, io non ci vedo da me. Andiamo. Un figlio ha pigliato lui capretto stasera. Capo di essere a Nazzurri, ma intendiamoci, me lo è, un re una volta. Gli l'ha buttato fuori. E questa sera, per 6:30 volte, mi porta il campo. Siamo andati con Paruola, andiamo a sentire giù profumo, e la parmigiana e un ignano. Natera, però se non sapete leggere, non potete morire. No, non sapete greca, e anche suo chico, non ci sfisse che tanto, ma poi scritto con vola. Andiamo a una cadana, ma lo cacciamo. Ah, ok, ok. Cara donna mala, tecchevi, tecchevi. Ah, tecchevi. Come c'è stanita? Ah, ecco. Ecco il pacco di sigarette che ha portato il sergente inglese. Ma però il sergente inglese ha voluto un aumento di 10 lire a pacchetto. Io ho detto, ma come? Voi siete inglese? E lui ha risposto come se avesse voluto ricevere in inglese come tu. Ma se ti conviene a questo prezzo è bene. Se no vado da un altro rivenditore italiano. È stata imparata la canzone. Ovvero, vero. Non me lo dovevo pigliare. Così come mi regolo io, regolatevi pure voi, per non andarci a quel servizio l'uno con l'altro. La popolazione deve stare 3 giorni senza fumare. Giovedì, a Dio piace, usciamo tutti insieme col prezzo aumentato di 16 lire. Tanti saluti e tenetemi informati del prezzo delle coperte e dei maglioni di lana, che in modo pieno freddo e i prezzi salgono. Cazzo, se vengo un marolo è pure consigliato. Ma ci fa fare un fatto un buco, no? Anzi, anzi, se volete andare dentro, il patan ha già passato questo touch. Mo' vedete voi. Okay. Oh, no, ma va a mettere, l'ho passato giù la camicia. Mo' la camicia. E se mi serve qualcosa, ma la picciuletta mi chiama. Ma se si scende di qui. E ci sono io. La rinviata. Io mi sono un po' qua. Donna Ma, donna Ma, io vi volevo domandare una cosa. Ah, che bello odore di profumo delicato! Ho tenuto voi in gola, eh? Quanto mi piace la cura del personale! E questo? Pure la bottiglia! Di forma sensazionale, guarda a cava! Va portata 7 blitz, eh! Ecco, qua raggiungo che era portata 7 blitz. Me la sono comprata da per me. Oh, donna Ma, mi credevo. Dato che tutto quanto è indovito, dice, cavo io 7 blitz. Ma che dici? Ma che fai ragazzi? Ce la sti 4 mattina? No, ma non ho pigliato colore, donna Ma. Io parlo così, che Massimo dice sempre che mi devo imparare a stare zitta con la lingua. Ma io non lo faccio per male, no, donna Ma. Io sono stupida. Oppure a madre mi sole non parlate donna Ma, facite più peggio, facite a sfugare un po'. Gesù, Gesù, che mamma mia. È vero, tu hai fatto pochi anni, lo sai che fare, sa. Ecco qua, mi è passato. Donna Ma, i cazzi non ci posso parlare, perché lei è più scena di me. Ma invece voi, donna Maria mia, siete una donna che svezzate il mondo dentro e fuori. Ma dice, lassù. E io volevo sapere se sono zitella. Isa, ci hai fatto tu. No, io mi sono sposata con Ernesto Santa Fede, 24 marzo 1941 per procura, dato che trovavasi tuttora militare a servire la patria in Africa settentrionale. Ma com'è bella sta messa che avessi dimissa oggi è 9. Ma poi ha fatto la prova. Bella, bella prova. Partetta con studiate la facevo, ma mo. E da innamorato ci verrete con l'urdo ma poco. Ma con marito e moglie, donna Maria, mi è stata una iettatura.
Non abbiamo potuto consumare, donna Ma. Che la cosa là, venite pure in licenza, per 15 ore. Io preparo io asce tanto bella. Anzi, si appuncia la cameretta solo in coppo mezzanina per lasciarci soli, dato che dovevamo tubare. Ma chi le bombardamento pare che facevano apposta. Che la preparava tanto bella. Consuma io la bottiglia d'oro, e 15 ore di licenza. Ci passa la vindorico. Sono partente. L'avete visto che io fui. Mo adesso, siccome è un messaggio che ha detto, che non sono detto mo manco lui, no? Mo sono detto che è nato in una compagnia che si trovava a Roma. Ci manda dicendo che non ha detto che si doveva recare in Calabria. E ti era di passaggio per là. Che e me che ci volete fare, donna mamma, che ci vede prigionieri. Boh, lo compagno suo che è tornato. Mi dicette che era morto. Chi dice che l'ha visto vivo? Ma dico io, no, mo, donna mamma. Ma fra tutte queste voci, ma io sono sempre zitella. Si capisce, si zitella perché è come fosse che tu non ti sei unito con marito, hai capito? No. È questione che se non hai una notizia sicura si sembra maritato. Che spero. Non ti può maritare una volta. No, e chi ci pensa? Prima di tutto io rispetto la probabile buonanima. Poverito, non ha mai fatto anche sempre cavoli. Mi mettete pure un lutto. Come lo hai quando mi dicete che ero prigioniero? Come mi dicete nata a volta? Gesù, Gesù! Sull'ultimo momento cosa hai fatto? Speriamo che mo lei. E non metti chi speriamo? Che non conoscerò mai il mondo. Saluto la figlia di Don Fabio. Eccoci qua, donna Maria mia, vostro cospetto. Tanti auguri e buona salute. Grazie, grazie. Sono 36, ci inventiamo un pochettino, 36 anni, ma voi state nel più meglio. Io vi aspettavo più presto, veramente. Effettivamente sarei dovuto venire prima, anche per ringraziarvi di quel magnifico mazzo di rose che mi avete fatto per venire stamattina a casa mia. E anche per ringraziarmi e scusarmi del fastidio che vi prenderete stasera per festeggiare a casa vostra la mia natività. Ma che c'entra, voi siete solo? E qua invece vi troverete come nella vostra meresima famiglia. Grazie, grazie, grazie assai. Però mi raccomando, voi non dovete spostare una sedia da qua a là, perché da via Amedeo abbiamo pensato a tutto. Dunque, vi stavo dicendo, io stamattina sarei dovuto venire prima. Ma ha giunto la partita più cambio da Calabria, voi sapete che se non siete presenti quando caricano la roba sparisce. Ha consegnato, ma ci fa tre vaglie e me ne sono giunto. Qua ci pensa mezzo giorno a questo CCC o CVP, usando spezze di vetile, chi parò ne capisce che aveva venuto documento, cioè la mano e diglia. Poi sono stato una mezz'ora giù a Orefice, a proprio questa cosa poi vi devo dire un fatto. E poi sono andato a cambiarmi perché se vi chiede pure, volevo un scaricatore porta. Ed eccomi qua, a vostro cospetto. Amedeo non c'è sta, non è venuto. No, chi lo curisse asciute no. Andè, ma tu dici che fa? No, ma sta qua perché la sua messa c'è di tutto. Ah, a proposito, come sta uccidendo? Sta meglio, sta sì, meglio. Non fa piacere. E io perciò sono qua, perché altrimenti non lo so che quando state voi me ne devo andare io. Dato che... ma comincia la navo. E che ci volete fare? Quella è una debolezza che tengo. Vado a gente che si crede. Permettete? Ma perché fa anziché, tu dici? Visto che li fa, hanno fatto proprio un capolavoro. Ma ci dico pure la tira. Il vino è tutto infiascato. Ah, ti, ti. Ti faccio decidere che voglio, no? Poi, tu invece guarda quanto da là, ringrazio il signore, no? E chi l'è mutta? Hai bisogno di niente? Siete, fa una cosa, state loro fuori, se ti voglio di cerca. E comando. Allora, dunque, stavo dicendo... Sono... Niente, fratelli, niente, capì? Non potimmo fare niente. Ah, allora, se da me, molto di Mosè, e tu? Ma pare che sono dici due parole, il nostro va. Tu è inutile che firmi, capì? Perché devono essere 2600 lire. Ma ho di sicuro firmi, no? Ma, dalla madre, grazie a te, per favore.
Saluta, siete bene. Qui, ciao, ciao, voglio, buongiorno. Bravo, pigliamo il caffè e offro io. Ma puoi fare i soldi, non potremmo fare niente. Ma che ne so 5 con me, 1.100. Che ne so 5 con me, no, che non hanno fatto nessuno per qua. C'è sta ancora la carta della fabbrica e 8 al capicino. E qua c'è sta sette bellezze che se ne intende. Dai, dove andate? Ma perché? Scusa, tutto il rispetto a sette bellezze, non me ne intende? E allora vi sta via a 2.600 lì. Ci sarà quasi la coppa e me la resterà a 4 giorni per pigliare che lì gomma c'ho 3.000 litri. Ma io me l'ha già venuto, l'ha già buscata una cusarella pure io, no? E poi a buscare 1.500 litri. Del resto io sto in società con me. Parla questo, se doveva sparagnare qualche cosa. E io voglio, e mi devo mettere d'accordo. A proposito, eccoci. La prima con me giù. Ah, boh, ma te non tu faccio. Siete, voglio. Ma se è buono 70.000 lire, è bene, se no, te, cazzo ne già, ma ti avvicini tu calcio. Ma tanto per cercare, 70.000 lire. Ah, vero, io non scordo, non ci fa niente, sì, allora fa una cosa. E la cosa ci va la mano. E come, non ci va, aspita, l'aggio provato pure. Senta, cazzo non arriva, io, 1.050.000 lire, e chi sta dentro, io, sì. Ecco, come è bella quando non mi capisce, tu stai facendo una muia. Per concludere un affare con te c'è una sezione d'accusa. Coni, io sai che non ci tengo. Mamma mia, ti piate l'esito di 1.600 lire. Bravo. E qui c'è il volume. Sì, questo gennaio per un disegno di legge. Bravo. Signori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, a me te, buongiorno. Porca noi. Meno male, meno male! Io proprio pensavo che non lo trovo più. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno signorina, buongiorno! Buongiorno! Serve qualche cosa? Mi ha spostato un bel. Aspetto. Vedete che stasera ti rimane la tavola. Tu non vieni. Ecco, ma no, sono stati in Italia. E allora parliamo qua. Ma nel caso, così mi parla. Si tratta di una macchina con 5 gomme. Rimane a sera, ma puoi dirci la volta. Beh, parliamo fuori. Bravo, bravo. Donna mamma, rigliatevi i soldi per un caffè, Donna mamma, ma sigaretta non ce ne sta? Niente, me l'hanno buttata. E che volete? Stamattina sono sparite le sigarette. Decreto cateraccio. Vediamoci. Sì, sì, sto bene. A me te, tu non resti. Sì, a me te, tu resti qua. Faccio con la nome. E va bene, allora stasera per la festa. Arrivederci. Buongiorno a tutti. Allora, ragionate. Abbiamo anche cosa. Il disegno che prendete. Mi sto comodo, lo dico. Quando mi volete, mi chiamate. Papà, papà. Oh, macchetto! E mo mi scordavo un'altra volta. Che ne sono 30.000 lire. Questo te ne 30.000 lire. Quello scherza. Sì, quelle sono di un amico. Quello mo se ne viene a prendere. Vabbè, io sto fuori. E tu? Non che sia un mio diritto, per l'amor di Dio, ma io volevo parlare un po' con la vostra coscienza. La prima volta che mi sono trovato a corto di soldi, voi mi proponeste di disfarmi di uno dei miei appartamenti con dicendo che avevate la persona che comprava. Io con l'acqua alla gola, sedetti. La cosa si è ripetuta una seconda volta quando addirittura ho preso il posto di ragioniere nella società di manutenzione degli ascensori. E mi dispiace pure del secondo. Ora, voi mi anticipaste 40.000 lire sulla casa che ho di mia proprietà e mi faceste firmare una carta davanti al notaio dove c'è il diritto di riscatto da parte mia mediante la restituzione della somma nei 6 mesi dalla fine. L'impegno è scaduto da 20 giorni e siamo d'accordo. Ma voi mi mandate l'ingiunzione per il vostro avvocato. O paghi un vitto di 4.000 lire al mese, o vattene. A parte il fatto che io non ho dove andare, e d'altra parte non posso nemmeno pagare queste 4.000 lire al mese. Ma voi
Avresti il coraggio di prendermi quella proprietà per 40.000 lire. Un momento. E non si tratta di 40.000 lire, scusate. L'impegno dice che se voi non rientrate le 40.000 lire la signora Maria è tenuta a prestare gli altri 50.000 lire per entrare in possesso del vostro appartamento. E quindi perciò l'avvocato va a mandare l'ingiunzione. Ma senti, ma perché mi hai pigliato se 50.000 lire e vi trovate un'altra casa? La trovo un'altra casa. Una moglie e tre creature? La trovo un'altra casa. E io non ho capito, questo no, quell'altro no, che cosa volete fare? Ecco qua, io ho con me 10.700 lire, ho venduto due giacche e un pantalone, un roba d'inverno che non vale nemmeno, ma sapete com'è, con i prezzi di oggi. Io volevo offrire questa somma alla signora Maria a scomputo delle 40.000 lire che le devo. E visto che la società mi deve liquidare circa 80.000 lire, si tratta di giorni. Ma voi questo lo dovevate fare nei 6 mesi dall'impegno. Ma l'ho potuto, credete a me, non l'ho potuto. E poi confidavo sempre che vi foste immedesimati nella mia situazione. Al mio caso. E la parola. Una volta era facile, si cambiava casa con tutta città. Uno pure si andava ad abitarmi in una più brutta, più meschina. Spiego con piacere. Perché poi in fondo, la vera casa era un po' per tutta la città. La sera si uscì, si incontrava gente calma, tranquilla. Si scambiavano sorrisi e saluti. E uno, ci stava una certa aria di protezione scambievole. Se uno si voleva divagare un poco, pure senza spendere soldi, usciva. Andava a vedere come erano aggiustate le vetrine. E se trovava un oggetto che gli piaceva, diceva, quanto è bello! E poi faceva tutto il possibile per conservarsi i soldi per poterlo comprare e di inserirli nelle proprie possibilità. La mia casa. Oggi che solamente in casa proprio uno si sente un po' protetto. Oggi che non appena metti il piede fuori di casa tua, ti sembra di stare in terra straniera. Del resto non è una cosa che mi compete. Però. Se donna Maria vuole. Donna Maria, ma qua ci stanno 10.700 lire. Fatelo per quelle creature mie che vi giuro sapeste quanto mi costa dovervelo dire. Oggi non mangeranno. Ah, scusate. Scusate. E ahimì, e faccio fa! Ma adesso sono belli chiari. Ma voi è solo dove sta questa famiglia? Ma avete saputo che l'appartamento per comprare io? E non me la giocava! Ma perché quando vieni da casa mi siamo stati riuniti, siamo venuti a dovuti? E i figli mi non hanno sofferto la fame. Lui quando voi tornava con il posto, che veniva a perdere lo tempo a nanza e vetrina, mangiava le scorze e pasiello voluto, con un pizzo che sale, due pomarole e senza grasso. E poi mi dispiace, ma io che stiamo troppo. Guardate, e lui guardi, non vuoi a casa non sta tutti. Gli altri 40.000 lire mano alla bocca. E si volete rimanere in da casa per far ricordo quando voi mangiava e lui stava mariuno, pagato con zio. E si va veniato. Ma ci più piacere, diamo, raggi via, sfollati, con chi è sempre buono, diamo bene, va bene, va bene, non vi abbinate, me ne vado, domani cercherò di trovare, vi lasceremo la casa, e stesso domani mattina andrò dal vostro notaio a mettere a posto questa situazione, no. Maronna mia, come faccio? Vado bene, andiamo, non spero che capite una cosa che cos'è. Dunque, siete andati a Basciato Pesce? Sì, sono stato una mesura a Basciato Pesce e ha aiutato l'interprete che piglia che è andata a volta. Cioè ci mi sarebbe forse 40.000 lire ci pigliate testato, no? Avrì. Che staccò, avrì. Poi che staccò? Palius 350.000 lire. Bianchissima e senza difetti. Aspettate, sono sempre... Dunque, questa pietra è la mia. Abbiamo fatto già le spartenze, visto
che voi avete così tanta difficoltà a unire il mio al vostro. Senti, casetta bellissima. Voi lo sapete se io mi stimo e se ciò non ho una simpatia per voi. E anzi io sento un trasporto così reciproco. Ma certi volte mi vedo vicino a voi che mi guardate con questo occhio talmente assanguato, io mi piglio a sta schiaffi stessi. Talmente che desiderasse che la fantasia fosse realtà. La società che ci abbiamo, tant'è per lei e voi che camion, ci ha fatto guadagnare bene. Ringraziamola, perché dobbiamo commettere il malamento. Io tengo una figlia grossa. E Gennarì? Gennarì. Gennarì. Non perché adesso voglio fare uccello in malavuglio, ma Gennarì è più in anna che non si fa sentire. Ma pare mai possibile che se Gennarì era viva, non la faria sapere in qualunque modo lo si trova. È possibile, ma i bombardamenti che si sono stati. Voi a trovarmi qua per ammazzarsi. Si buttavano i tedeschi e si buttavano altro qua. Si buttavano un piccio a prima. Mi sa che si sparava, secondo me, una palla di muschetto, qualcosa Gennarì è muore. Che sta aprì? È indirizzata a Gennarì. È arrivata 3 giorni fa. E io l'ho già aperta, ma avevo anche notizie. È denotato da tutto questo tempo è stato insieme con questo. Mi hanno salutato. E chi dà notizie sue? È un poco bollo, non si capisce da dove viene, ma certamente Gennarina metterà l'indirizzo in Napoli a studiare. E io a dove? A chi ha di mano? Viva e vivo! Non fa sapere niente se ne canno Napoli tutto, ma lo giorno a Napoli. Io tengo annanzi a lui. Gennarina sta qua. È certo che per voi sarà un piacere. Piacere è piacere. Certamente voi lo sapete, da di là come già domandato. Adesso con me, che se si può fare che le nuove mi attacca le braccia e io non posso manovrare liberamente. È già. Morito, dammi già a te. E non per un'altra ragione. Per tutte queste ragioni, fino. E per me no, Giovetto. Per me no. Pure per te. Pesa la vendita e a tuo faccio condoniamo, è chiata! E tu da voi! E ma ci scusate i fiammiferi per la mia! E fate piglia! Ah, boh, ma mo come piglia qua? No, 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 è meglio di parare! Dunque, voi mi avete parlato? Voglio! Io sono andato a mezza via e conosco la vita meglio di te. Che significa questo discorso? Che significa? Significa ad un certo punto in zero libera e a sentire vedere, sente e capisce. Tu stai pigliando la brutta strada. Ma qua strada? Qua strada. L'amicizia che è poco ricca, tu devi avassare. Tu sei troppo giovane. Può fare qualche questa ricca ti fa perdere la libertà. Ma tu sai perché vogliamo per poco ricca? No. No. E mo te lo spieghi. Quando hai puntato una macchina, a 16 non si attua. E appena vuoi per all'erba, si mette sotto la palestra e l'hai con una spalla. E tu ci sfilerò da sotto. Io? Non hai capito ancora. Oh mamma, noi scima facciamo 4 passi. Oh ne mia, non sbaglio! Ti è scelto. Ma te lo spiego meglio. Ad Andres, e che dai il tuo sposo? Oh sposo? Oh sposo è partito da tutta l'ricchia. E a te che te ne importa, te ne trovi un altro. Trova chi mi pare e piace, avete capito? Voi trovate per i fatti. Guardate, che ne ci avevo visto proprio un zio. Un viaggio all'America. Che dopo l'America venire io sta parta tua. A parte no. È venuto per disgrazia. E io non ci avevo messo sul consiglio, ma ho cuore, avevo messo un cuore. E voi? Voi potevano tenere un poco più lungo che abbia con quella mia. E mo? Mo non te ne vanno cosa, che non c'è più rimedio. Non c'è più rimedio? Papà, che fa? La vivono a avere prima.
E quando io se lasciava che compagno, voi, anziché mi fa piacere, così potevano fare come da voi. Pensavano a me, anziché pensare all'affare, era un'ara, assetto a pensavano a me. E tu vuoi dire che io non ho pensato a te? Io mi sono fatta a cinque, ma tra sempre figli. Voi, ma perché te ne voluti e mi pensa a me? E a certo bellezza, chi ci pensavi? Guardate, e io mi lo spiego una volta. Sette bellezze e degli a una società di accaccare bene, resto a fare la nuova riguardo e me la giave degli capi. Ma tu va, guarda, fatta a scio spiego. Guarda, addo, ca, o faceva trasicare. E quando voi la sera vi verrà a fare passeggiato e ce n'è tutto romantico con sette bellezze. Vai da casa, schifo! E non dovete scorrere, vuol dire non faccio. E parli me, tu non ti devi neanche mai numerare. Ma io ti scarpezzo, so che viene di faccia dove dà la pizza! E ci ha mandato pure a sette bellezze. Dici cancella che mi resta a battere pulizia. Tanto ormai sto dritto, c'ha la vita già. Ma la femmina, si no, ma la femmina! E la casita! Ma io t'accido, e capite che t'accido! T'accido! Vieni a me! Ma la femmina, vieni a casa! Tu, signore. A noi a buongiorno! Che sia a casa vostra, sta moglie la nostra, la ritta! Ma mamma! Gennari! Mari! Mamma! Gennari! No! Non sei! Mamma, non sei! Trase, assenti, riposati, Gennari, racconta una rosista. Racconta così, ma fa così dopo, non la basta nell'anno. Ha raccontato tutte quelle che ci visto, tutte quelle che ci sta, che ci passava. A noi, cavaliere, ci avremmo mai ascoltato tutte cose. Mi faccio mai abituare, e allora già cominciato. Tanto, parla a me, a me dei, di Duccia, Maria. Di Duccia sta poco poco. Ma no, che te ne figlia mia? No, non voglio che previsci, non ho becchiato, non ti preoccupare. Ma sta lì? Sta lì. Ma non ho, ma è come se è sciuto, non c'è una... Vaga, vieni, via, si vede sempre qualcosa mi chiama... Ah, ma non ha niente, c'è malato io. Che scatto, fammi un attimo. Tornato, va. Ehi, non uscire lì. Non ti fai neanche così combinato, va. Non proprio mi vengono una cosa. Che sti che è tornato, papà. Sì. Non mi piace come le spirito, è una bella forza. A vedere, papà. A vedere, figlio mio. A vedere. Papà, non lo vedo mio. Ehi, casa papà! Guardate che guarda dei figli miei! A me! Che? A camerella mia! Ah, a camera, Gennaro! Hai visto la mia sicuro qui! Ma tu non c'è stica! Già! Io non c'è! In certo luogo mi dispiace! Però è così, è più bello. Papà, ma tu tutto sto tempo non si sta? E una parola, mi dai, tu conta così. Non abbassi nell'anno, sa, ma se sta. Ecco, vai già lì. Quando venne l'ordine di evacuazione della fascia costiera di 300 metri,
Insomma, c'è qui, ti ricordi che mappato, che va lì? Come no? Mi trovava aperto tu, lo so. Me la fatta maggiore. E mi dava per coppa 10 kg nere e 4 kg di pane. 14 km, 14 kg sotto il stato. Un briga la fatica. Ma io si era sparsa la voce che ci doveva essere un bombardamento da mano. Qui, dalla riporta, un bombardamento da mano, la corazzata americana. Ma come ci rimasto? Pensavo a te, pensavo ai figli. Ma voi sparate, bombardate, erano di tutti. La mare, la cila, la terra, la sottoterra. E torna ai e mamma. Ma vi ci sparava tutto da? Ma pareva l'inferno aperto. A coppa e casa, niente pudeca, sotto il fugnatore, tedesco, morto in serra, mi taglia grigio, non si capiva niente. E da sotto, lui. E aperto un auto e gli ha a fornire il terzo. Ricordo solamente che sta male, viene sangue. Cioè, poi, chiudendo lui, ci sempre sentendo sperano per te, te sei. E ti sapevi che l'inera poi si mangiò. Quando poi tornavo in sentimenti, insomma, che a cominciava a capire che mi sono rimasti minuti, ma non poteva muovere. Allora ti pensavo, c'è cioè, ma tu prega che sono sotto il macereno ricordo, tutta la gente tua. Io mi volevo muovere, ma io non potevo, e gambi capelli, e i capelli che tenevo, ma non ne potevo muovere. Poi c'erano i rumori non tregavano, e io sentivo sempre più vicino, e su di poco un po' che tra sedi a scendere, pochi monaci, ma poi ho girato molti persone di me, ma chi stai tre? Il lere tre, non se deve errore. Poi anni già, non si leve. Ma come magari che potevo respirare. Un po' che spazi che mi potevo muovere. Che... E poi sempre più aria, sempre più spazio, gente che correva, che se ne fare in treno. A Piazza Loro ce ne metti buco. A dove acqua parete. E chi lo sa. Ma mi regagni in un ospedale da campo. E dopo una pare di un sorgente tedesco, volevo sapere io che mestiere sapevo fare. E io non avevo paura ancora, non potevo. Ehi, aspetta un momento, devo già chiesto ce l'ho che faccio la vita, chiesto subito qua. Chiesto dice, qua dammi non ce ne sono. E ti saluto. Capisci? E subito lei è una frasca mezza. Bravo, bravo. Allora ecco io subito a letto l'idea, ecco il napoletano. Ehi, gli dice, faccio il manovale. Alzo le chie, ma se non ha già isato prego. Senza mangiare, senza bere, con girare le spalle, bombardamenti, mamma mia, non era vita, non era vita, era una barbarie, una barbarie. Ah, ma e poi ce lo qui, insieme a certi di napoletano come a me, che, dice a tu una ricetta, ma la parola che ti faccio! E ci accino, una ricetta meglio la morte, non era possibile, no, non è proprio possibile. E è così, e sì, un coppa una carretta, un coppa non sta fuori tre, non ha pelo. Ma ci hanno dato qui, mamma mia, e quando ne hanno visto due chiedi, paese distrutto. Via tu disperso, fucilazioni. E quando amore. E non si è loco. E morte sono tutto stessa. Ma mai sono tornata la damarella. Non ti ricordo quando tornai a quella da voi. Era serio, nervoso. E di marcerine, che mi matticicano per tutto quanto, mi matticicano. Ma stavate no. Ma questa non è guerra, questa è una cosa, questa è una cosa che noi non possiamo capire. Da 56 anni, naturalmente non lo sentiamo veramente. Questa guerra che ci esce pure, penso che fa male a nessuno. Poi ci mi ammalano. Gimme. Papà. Gimme. 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 Gimme.
Ah, sentite, conoscete una. Ehi, con chi se non le venite a stare abbandonata? Se mi chiama di luce. Ah sì, vedi va a faticare. Come potevo, come potevo. Ma se non mi ero trovato a questa sala, e portavo quello che mi ero guadagnato, quello che mi aveva regalato, che sai, c'è un pane frutto, due frutti. Ma poi che va? No, ho proprio niente. E mangiavamo insieme. E poi ci eravamo a fratellare. Io veniva a chiesto che non nasceva mai. Niente di meno sarà fatta una donna, lì da certo lì a morire. Ma non trova niente così. Mi ammazzano! Ma facevi facerti giù. A macchina di ebrei. Ma padre cristiano di ebrei. Io non devo confessare una serie, noi stavamo insieme, insomma. Ma questo è barbare, capito? Oggi è bello per quanto che si fissa la carriera, la parriera denuncia. Dove denuncia? Ma io non chiedo. Dove è bello, bello? Ma qua la pelle, non fammi una tassa, manca la cosa, mi voglio fare una cosa. Dammi denunziare, dammi denunziare. E che anni avessi visto gli anni, pugliezze romano, con i capelli bianchi, con i figli giovanotti, insomma, che mi fece vedere le fotografie. Ah, ma questo è barbato, questa è una cosa che si paga, capito? E poi, ah, e poi passai lì, e lì se ne accorgiato con quante volte mi sono dato questa serata a me. Ma quelli sono americani, chi sono americani? Si abbracciai, mi sono passati. Noi ormai ci eravamo affratellati, capite? Guardate un po' che qua non ci passò. E poi, ah, poi ci ho detto come l'indirizzo della casa mia. Certo, se caso mai ti capita che viene a Napoli... Ah, ma viene... allora aspetta, posso guarda, questa lettera è arrivata, insomma, via. Può essere. Gennarioni sono io. Da essere io. Gentilo signor Gennaro. Sono io, sai che la così mi chiamava signor Gennaro, capito? Guardate qua, penso che finalmente è tornato da giù e voglio farle giungere il mio saluto di grande compiacimento, ecco, compiacimento, che quello parlava bene, parlava, compiacimento, guardate qua, sua moglie e i suoi figli. Qualunque sia stata la loro sorte, sono convinto che si saranno resi degni di lei e delle sue sofferenze. Quando non ci passava, ma io bene in salute, oh, come mi fa piacere, come mi fa... è arrivato in salvamento pure lui, è arrivato, mi fa piacere. Insomma, papà, e te l'hai visto brutto. A me te, me l'hai visto brutto. Me la sono scansata bella, me la sono scansata e si moriva. E non vorrei questo bello lasciare in nuovo. Ma devo sapere che siete elegante. Pure a me devo. Guarda, con una bella veste. Guardate come una gran signora. Ah, ma chi sei brillante? Facciamo sapere qualcosa. Gennari, che facciamo a sapere? Ci siamo messi un po' a posto. A me lei fa dire, guarda, anche pure, io faccio un po' che con me. Avessi fortuna da loro. Gennari, ma come ti sanno? Ma... No, bello, non mi faccio con voi. No. Io tengo per male. Non è momenti di maggior pericolo, ma avrei sempre con chi li giuro in coppa danza i quattro cannoli. No, ma guarda, ma Gennari, ma vuoi una cosa? Gli inglesi, gli americani. Ah, oi, ci aiuto. E che lo dicevano che ci avrebbero aiutato. Oi, hanno mantenuto la parola. E dimmi un poco, ma questo tuo commercio, in che consiste? Sei in società con sette belli. No. Sì, facciamo una società. E se vuoi vedere che camion e fai trasporti. Oi, società di trasporti. E naturalmente i camion vedono gli americani. Uno va là e dici vuole su nuovo i camion. E chi ne dica? Che c'è sta niente a fare gli americani sono sempre natale. Quelli che lo dicevano che ci avrebbero aiutato, l'hanno mantenuto la parola. Come si dice? Vamo che la parola, io poi che cosa? E tu, a me? Io? E tu che fai?
E io, diciamo che mi arrangio con le automobili. Ah, bravo. Quando le curi in buone condizioni, la tratto. La tratto. Compravendita, insomma. Ah, compravendita, sì, brava, brava. Ma non sono io che vi ho fatto la sorpresa, no? Ve l'ha fatta Maria Rosaria. Lei si sposa, se ne va in America con un soldato americano. Guarda te, se va in America con un soldato. E la sta facendo quello. Qui, un soldato americano. E non piangere a papà, perché papà ti fa sposare, papà ti fa sposare una napoletana, un europeo tu, hai capito? Guardate che guarda che mi piace. Amà! Sette bellini! Ma ci sta pure un po' di no, sette bellini! Mamma mia, che piacere, che piacere! E a Rosi te stai? Devo contare così, non a darsi nell'anno sano, ma parlando pure. Io ho saputo che avete fatto società con mia moglie e che gli affari vanno bene. E mi voglio congratulare con voi. Vabbè, che significa? Allora donna Maria questo diceva poco tempo fa. Dicevo da un momento all'altro mi devo accennare io davanti. Quindi siete capito bene. Perché siccome stasera è il mio compleanno. Io ho il piacere e l'onore, la madre mi ha fatto il piacere di, insomma, di invitarmi qua a casa vostra a festeggiare la mia festività. Se voi siete su, in questi momenti tristi dobbiamo stare tra noi e scambiare una parola in amicizia. Quando arrivi i paesani sono stati, sembra ancora quando uno vicini e bombardamento torna, torna continuatamente. Poi mi sento che si sente sbattere una porta, non si c'è lo sangue di te. E mi sono trovato. Vabbè, oggi no, non ci pensate giù, ma hai fatto tutte cose, poi stasera vengono degli amici, ci passiamo dopo. Passa, ma guarda, non è per noi. Devi solo passare in nuoto. Bello, bello. E dunque vi dice. Casco capretto! Uè! Ma mi si vede! Oggi no! E voi come state? Ah, oh, bene, bene! Ma che piacere, che piacere! Io ti pensavo sei! Me, io dicevo, io stavo mia sorella, che fine se ne è fatto! Guarda, guarda, guarda! Lui è arrivato in salvamento pure lui, guarda! Bravo, bravo! Ce l'avevi miscanzato, miracolosamente! Ma c'era questo è il capretto con le patate per stasera per gli amici per fare quella festa che vi dicevo. Capretto con qualcosa. Sentite, sentite, con un mattone! Madonna! Mamma mia! Capretto al forno con le patate. E mi hanno detto i da credi. Allora sono stati. Se avessimo visto una ruota di Cristo, ci saremmo scannati l'uno con l'altro, ci scioppano. Dovete sapere che mi sono trovato in mezzo a una granata. Hanno nascuto 30 anni forse perché attorno carenne granate e cannonate. Sette, 3 giorni senza mangiare e senza bere un sorso d'acqua. 7 persone. E 2 cadaveri sfracellati dalle schegge. A un certo punto, nella sicuro uno di Puparola, la parmigiana e Murignana. Guarda, allora, pranzo completo, pranzo completo. Dunque, mi diceva, ma 30 anni forse, perché attorno che avevano granate e cannonate. Mari, senti, ma non si è fatto darci, si è stata mettere la tavola. Bene, anche in un minuto. Cioè, vengono pure gli amici. Dico, voi sapete, ma dopo, la casa in un minuto. Dopo, ma vengono gli amici, parla brutta. Vabbè, ora capitano, povera, bravo. Sono pieno di volo, capite? Un dico, ma non ti preoccupare, ho capito. Voi morite dalla voglia di sentire. Ehi, ma io vado con, non ti preoccupare. Sì, sì. State tranquilli, non è lì. State senza pensieri, che ha rotto con conto. No, no, no. Oggi visto che si stava facendo ora che sono venuto a dare una mano. Ehi, che dici da me? Donna ma, a chi sta rinde? Sto sta preparando. Sta mi sono un bello vestito. Che loro progredita. Sta guadagnando un sacco di soldi pure esse. S'industria. Io non mi scambio, donna ma. Resta così, sono a tutto. Donna ma? Ma...
Ma intanto che tu mi hai ragionato, vero? Madonna, che se stai mi dicendo, ragazzi, come sta sciupato da un gennaio, che io stavo mo, donna amata, e mo va pure sette bollizze, perché mo certamente ha venuto... Che niente! Ma faccio tutto solo mica stasera! E che ci volete fare? Buonasera. Oui, buonasera, eccoci qua, buonasera. Per salutarvi com'è dovere e festeggiare. Grazie, grazie, Pedro, grazie, grazie. Ma la festa non si fa più per me, buonasera, grazie. Da. E perché? Abbiamo cambiato indirizzo, la festa si fa per Don Gennaro, sì, che è tornato. Poi l'anno, Gennaro, siete stati? Mamma mia, e mi sono trovato in mezzo alla campagna, ma come 30 anni forse, perché attorno che arriva una granata e canna no. 7-3 giorni senza mangiare e senza bere un sorso d'acqua. 7 persone e 2 cadaveri sfracellati dalle spezie. Non ci pensate giù, ma state mezzo a noi, facciamo tutta questa cosa, no? Ovvero, non c'è niente, voi da pensare solo a mangiare, a bere, che si riusciva da passare. Brava, brava così, non c'è niente, questo è un disegno di legge. Guardate che bella tavola apparecchiata, mi raggiungo. Sapete che può contare, vedete che ho lasciato bella apparecchiata. Facete conto che si lascia la roba vostra. Grazie, non c'è niente, grazie. Buonasera. Buonasera. Sta bene. Bene, ma mi dà credere, non mi farò vedere. Ma voi non ci pensate, non ci pensate. Vedete, e pensate che fino a poco fa rischiavamo. Vedete, ma la fame si è arrestata lì. Ah, sì, si è arrestata lì. Ma là è proprio una sofferenza morale. Vedete, e poi venivo una morte. E mi sono trovato in mezzo alla gamba. Hanno nascosto 20 anni forse, perché a fronte fare le canate e camminare. 7-3 giorni senza mangiare, senza bere un sorso d'acqua. 7 persone e 2 cadaveri sfracellati. A un certo punto, un camion a lontano. A proposito di camion, scusate, non c'è niente. Mi sono ricordato una cosa dopo sciolta. Federico, io domani mattina devo andare a vedere un camion, c'ha pure il permesso di circolazione. Ti interessa? Come? Non mi interessa. Ah. Poi abbiamo appuntamento per gli rimani. Ma capo, che sto riesce per ci. Va bene, vuol dire che ce la cima una bella scappagnata. E vi stavo dicendo, vinda forse perché attorno ad arrivare una granata. E cannula!
feci la sorpresa in casa vostra, mi sono sempre ricordato di voi con una certa simpatia. Diverse volte sono passato pure di qua e ho chiesto sempre notizie vostre. Ecco perché sono venuto. E mi dispiace. I pure dai miei figli, tre giovedini, sono a me muro. Insomma, mi immedesimo in certe situazioni. Capisco quando ci sta la mala fede. Oh, quando uno gomma buia. Capisco, brigadino. Capisco tutto e vi ringrazio. Quello che mi avete detto di mio figlio Amedeo, in un altro momento mi avrebbe fatto scivazzi e chiesa come mi sarete volati. Ma ora lo faccio. Ho un mio braccio verso i miei sangue, e mia figlia e mia moglie. Mia moglie che non ha saputo fare male. Ma io nei riguardi di vostro figlio non vi ho detto. E stasera l'ha già arrestato. Sì, c'è un bello. Eh sì. È diverso tempo che la squadra mi tenne bucchiaissi a pe pubblico. Buongiorno. Cose di sant'uffizio. Lo cristiano è privo di lasciare la macchina in mezzo alla vina, andato a ruggio. E non ha ruggio. Che stu pe pubblico, po, tenne un'abilità speciale. Si mette sotto la macchina e la inizia con la spalla. Come fa? Non lo capisce. Primi svito nei bulli. E poi con il sistema la spalla sfila nei rotasi. Stasera hanno fatto un lavoretto di questo genere. Sapete com'è? Pure noi che appuriamo col corso. Hanno preparato un busto per una macchina rindovica ne va a retto. Si incocci coppo fatto. A ci mettere in manetta a Peppo Cric e al vostro figlio. E voi mettete in manetta? L'arresto. Si è un cucciato che ho fatto arrestare. È tornato nonna mamma? No. E Amedeo? No. Mamma mia, e quando torna? Da chi lo dottore sta aspettando? Si è visto nessuno? Santo Dio, io l'ho già detto. Poi lo stato della bambina è grave veramente. Ah, Sant'Anna. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum benedicto tue mulieribus. È veramente grave. Soprattutto perché vi siete ricordati di ammuovere dall'ultimo momento. Ah, Virginia. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum benedicto tue mulieribus. Già, queste sono le maledette abitudini di voi altri che non saci come campare. No, sapete che re? Lui è in ieri, c'è che rimuovo malauguri. E allora pulite. Invece per dire che mi sono curati all'ultimo momento. Malauguri. Però mi piace che voi dici in faccia. Per il vostro valore, sai dove dici? Dici che si è portata la medicina, anche la tua morte. Ah, Sant'Arcangelo Gabriele! Sant'Eri che lo porto un uomo tuo! Ma voi è inutile che convocate il paradiso sono sano. Certo, mi fa onore, la fede è una gran bella cosa. Ma se non porta la medicina, vi ripeto, la creatura, muore! Tutto è ciò, stati chiamando un quella che l'hanno messo! Ho pritano, allora che in braccio non è sì, ma malaugurio! No, che saccio, uno pure dice, speriamo che non è detto l'ultima parola! No, no, l'ultima parola è detta! E l'ho detto io, se non vi dispiace! Certo, la speranza è l'ultima a morire! Se porta la medicina che io ho prescritto, il 99% della bambina si salva. Ma voi Sant'Antonio così. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum benedicto tue mulieribus. Non trovo che a volte si è fatto pure tardi. Ma è così difficile trovare questa medicina? Difficile? Oggi tutto si trova difficilmente. E a quest'ora poi, ma pur si fosse urna, la medicina costa un occhio. E se si trova? Si trova solo al mercato nero. Permettete? Prego, dottore, abbiate pazienza. Se si trova al mercato nero. Quando il dottore ha detto se non si trova la medicina, la bambina muore. Ha visto di sta mano. E forse tu come sei per la cosa. Mi ha messo a girare per tutta una cosa. La trova. È chiusa. Il dottore ha detto solo alla borsa nera la potete trovare. Guglielmo ha fatto la faccia agli anni. Niente, niente, sono stati a tutte le farmacie aperte, non ho tenere. Sono stato a Fuccelli, in Docavone, Pallunetta, sono chiuso vascia per vascia. Dice di mano, si capita.
E mi viene a me bruciare la tecca. Beh, allora? E tu, che staccia tua, ne si potete arrangiare? Arrangia? Se l'ho vendicato. No, questa serve per la rogna. E ne buono. Senti, io di fronte alla fessaggine mi tocco i nervi. E che è stato? E tu? Questa è stata per mandare indietro il latte alla partoriente. Oh, ecco. E venite qui. Perché se non dimenticare, buttato tutto roba inutile. Ma santo Dio, io te l'ho scritto coppa rubia e sega. Se non dare quella che l'ho scritto, non l'ho buttato. E tu, ma voi non vi dovete arrabbiare. Mo non è come prima la guerra, che si trovava tutte cose facilmente. È un po' di pazienza anche da parte dei dottori. Dite che viene con me a bruciare. No, arrangio, quindi poi mi accoglie, buonanotte. Arrangio. Cracca, fa su servizio, sì. Fate sto collega Rubin. Che avete scritto l'indirizzo, sì. E tu, io non dame che mi brucia le fritti. 10 minuti, vai a dire. Poi, non butta roba inutile che tu chiamo faccio. Va bene. Permettete. Prego, tu, abbiate pazienza, scusate tanto. È capace quella durata, mamma? O cortese? Papà, tu stai qua? E di un attimo la durata è intorno. Si ne può fare a me? È una cosa premuta. Eppure sapete che sto pensando, brigadino. Che in questi momenti voi dovete stare sempre allerta, in perfetto esercizio delle vostre funzioni. Ma è messo? No. Ma sì. E già. Perché mi sa combroglie una guerra, delinquenza, una gara. Contrabbandieri, accaparratori, truffatori, circolazioni con permessi regolari, mariole d'automobile. E mi ricordo sempre che lo mi registrano quando facevo muore. E sacrileggia a toccare un muore, ma è più sacrileggia a mettere in mano un cuore l'hanno vinto col mattino. E certe cose si combatisce. E voi che c'ho disse le manette. Questo popolo è vivo, sta gente è vivo, mi sono stato a salvare una maniera, un contrabbandino. E siete sabato lì, e va, ma fatti scelto, ma in fondo ha trovato un sistema. E poi si può dire pure si va. Con coraggio, l'astuzia circola con i camion che documenta falsi. Brigatino. Eppure si può dire, e siamo creati un movimento, siamo quanta gente hanno campato questi camion che vanno e vengono. E poi hanno pure coraggio. Eh sì, perché mi sa una via notte, si va a buscare pure una valle buscata. La prostituzione. E la guerra non porta la miseria. E la miseria non porta la fame. E la fame non porta. E chi per miseria, chi per disperazione, chi per fame, chi perché ci ha creduto veramente, ma poi finisce, ma poi finisce tutto cose. La guerra si fa, si paga con tutto. Un mariolo no, e no, e non si addiventa un mariolo per dire la guerra. E allora ogni cosa la per colpa la guerra. Un mariolo si nasce. E non si può dire che un mariolo è napolitano, è romano, è francese, è americano. Ma li vuole maliuolo solamente, non tiene padre, non tiene mamma, non tiene famiglia, non ha nazionalità e non trova posto in questo paese nostro. Tant'è vero che prima era lui, e Mariolo per fare fortuna attraversavano male, io ero brigato. Ma mamma, ma che mi dici queste cose? E no, è perché noi napoletani non portiamo una buona nomina. Appena sentono napoletana, così si mettono in guardia. Ma pure c'è un furto di abilità, di astuzia, da un altro paese comune. Ma pure c'è una cosa fatta per ridere, lui una barzelletta. E si dà per certo se si è fatta andare. Voi non sapete niente, a Napoli è sparito, lo trascava con tutta carica. Ma io vedo, non può essere, lo vedo, è brigato di anni. Ma non mi sparisce, lo trascava, ma che fate una scatoletta? Ma pure se lo vede, allora può arrivare da cosa? Insomma, se lo vede, questo mariolo è napoletano, stavo di mettere d'accordo con un mariolo che non è napoletano. Cioè, se si lo come sparire questo mariolo? Chi è un cambio, allora sì.
ma sia uno subito dice che ha sorcito. Perciò tu, tu che sei giovane, tu dovresti dare il buon esempio. E quando si sente che parlano male del paese, tu in perfetta coscienza tu vuoi dire, e non mi vedi aspettare. Ma Napoli, come tutti i paesi, lo pubblici, sta una gente buona, ma aiuto. Proprio così. È giusto. No, però mo se sta facendo tardi, io me la già e vai, va. A me te. Papà. Vogliono farlo bene? Sì. E porta tu cappello. Ma perché? Perché? Se ne abbia a fare frisco, ma frisco quando fai tardi. Ma io non faccio tardi. No. Ma se ti fa piacere. Mi fa piacere, sì. Papà, venga a Mres. Grazie brigadiere, grazie tanto. Buonasera da Gendà e auguri per la bambina. Buonasera Gendà, c'è sta me te? È uscito in questo momento. E chi le dà un appuntamento con me? Se sarà avviato da poco prima. A Piccirello come sta? Come va? La verità Gendà, eppure io non mi sento tanto bene. Tengono dolore in tasca alla spalla, che non me la posso muovere. La spalla si dice? E l'altro po'. Come? La malaspa? La spalla si dice? Esatto. E l'altro po'. Ah, ma allora ci sono da buco. Scusate, che c'entra l'automobile? C'entra l'automobile, come se c'entra? Vedete, voi forse guidate l'automobile con la spalla vicino a Fresia la via. No, non è questo, no. Non c'è una... Guardate, chi le... Chi le renare sa busca, ma fatica sa. Io sto in società con vostro figlio. Ma io stasera ci ho detto. Diciamo in madre possiamo poco. Avete ragione, cioè, se uno fatica sempre, non può che riposo ci vuole. Lo parlerà. Lo parlerà. E che esagerazione! E io dico che sì. Guardate, Don Gennaro, io me ne vorrei andare in un posto isolato. A dove non si vede e non si sente nessuno. Come va già spiegato? Una cosa francescana. Proprio dove dovete andare? Una specie monastero. Bravo, bravo. Che ne so, una cosa senza lusso. Una camera, un portuso. Una cella. Bravo, una cella. Una persona che ti porta a mangiare, che si sta attendendo. Ogni giorno, alla stessa ora, senza pensare, madonna mia, mori male come mangi. Ci sta di magari uno la paga pure. La cosa bella è quando ti si interessò. Vuoi dare in una bella stanza con una bella cancellata? No, la cancellata non mi piace. E ci vuole? E perché ci vuole, scusate? Guardate, perché ci vuole la cancellata? Sì, voi avete detto che volete andare in un posto isolato, io però no. E per sapete chi va bene e chi va male. Voi dovete stare ben assicurati a rinde. Se ci capite buona, lui dai pure. No, avete capito bene. Allora ci vuole. E vabbè, allora ci mettiamo pure la cancellata. Ma certamente. Ma Gennà, ma io per una pozza morta, sta a spalle. Ecco che va a no, a me lo facciamo poco. E che ci volete fare? Un poco di pazienza. Voi facete che sono l'ultimo sforzo. Qua stasera come il giorno dopo. Grazie assai. Arrivederci, Gennaro. Io vengo a trovare quando è stato da cancellato. Io rindo e voi a fuori. Io porto il portone e si capello. Grazie assai. Grazie a mio figlio, ma vengo di come costa a me? Buonasera, città. Come state tutti? Faccio un dato mezzo per il luogo fuori, che sei tu stesso. Te ne sei mai stato prima forte. Io ci ho cercato pure che la medicina, vedete che siete un po' a su fuglietti d'arte, vedete? Ma non mi è stato possibile trovare. Forse, domani. Ma che lo tengo mai, non è che ha trascurato. Che le posso dire, sapete com'è? Sono cose di creatura. Eppure io penso che non vada preoccupato vecchiamente, perché appunto perché sono cose di creatura. E sapete, poi possono finire per terminare da un momento all'altro e si richiude tutto per il bene. E poi da una mano non so meno. La femmina che si faceva riaccire la famiglia. E lui non ci si sta tutto questo tempo e noi abbiamo potuto vedere come la pensava.
E se c'è qualcuno che pensa malamente sul conto di Donna Amalia, è una carogna. E voi non andate a stare assente. Io vi sono amico e Bopozza dice. Anzi, qualche volta ho fatto pure una paternata a vostro figlio, a me te. Ma voi non gestivo, io l'ho fatta con il cuore. La femmina sola, senza nome d'indaga, e si capisce certamente. Come vedi, i tesi esci in una condizione, chissà che avranno pensato. Ne ho vicino sul mio onore che Donna Amalia va rispettata e vi rispetto. Poi stamattina mi avete trattato freddamente. Io l'ho capito, è perciò che stasera sono venuto, per vedervi e per parlare. Non c'è nulla, ma si muovono o creature. Se sta qualcuno che vado a cercare scusi in questa casa, questo sono io. Ma sul conto di Donna Amalia voi potete stare più che certo, più che sicura, più che convinto. Vabbè, questa notte ci faceva cavare. Voi sapete quando si parte notte, non si sono mai stati di camati. E perciò che questa sera sono venuto per... specialmente dopo quello che è accaduto stamattina. Bene. Sono a vostra completa disposizione. Per qualunque cosa. Tanti auguri per la bambina e buonanotte, Gennà. Di tu, con Gennà. Buonanotte. Non c'è niente, niente. Ha già trovato il succato di vino e poi ce lo faccio prima. Niente. Ci ha domandato a tutto l'anno. A tutto quanto, non si trova. E chi ho detto che era nascosto, non lo faccio. Ma che coscienza è questa? Fa una speculazione da medicina. La medicina che può salvare un cristiano. Ma insomma, figlio va da lì! O te ne era nascosto per fare un dei prezzi. Non era infamità questa. Permesso? Ora sì. No, ragione, accomodate. Mi hanno detto che avete bisogno di una medicina per la vostra bambina. Io penso di averla. E questa? Non lo so, lo chiediamo al medico. Dottore, dottore! Sì, eccomi, che c'è qui? Io ti vado con l'Argilina, il nostro vicino di casa. Mi dice che forse è una medicina per la bambina. Fate vedere. Sì, è proprio questa. Io me la trovo per combinazione, e visto che sempre si fa, e vi la mia seconda bambina a letto proprio con questo male. È stata proprio una fortuna, dai a me. No! Se permettete, preferirei darla proprio nelle mani della signora Amalia. Anna, esce il momento e capo. E dire ragioniere che cosa ti deve dire. Capolite. Donna Amalia, la medicina che il dottore ha prescritto per vostra figlia, ce l'ho io. Eccola. E quando volete? Che mi volete restituire? Tutto quello che avete nelle vostre mani. Mi avete spogliato. Proprietà, oggetti di mia moglie, ricordi di famiglia, con biglietti di 1000 alla mano ho dovuto chiedervi l'elemosina per avere un po' di riso per i miei figli. E adesso pure di vostra figlia si tratta. Ma che stai per ricì? È d'accordo, e giustamente voi dite senza la medicina indicata, sa moglie. Ma perché donna mamma? Secondo voi, senza mangiare,
se campa. Se io non mi fossi tolto la camicia, e figlia mia non sarrino morte fa. Come vedete, chi prima e chi dopo bisogna a un certo punto bussare alla porta dell'altro. Sì, lo so, voi in questo momento mi dareste tutto quello che voglio. Ma sì, ma volesse l'ospizio, io vorrei correre per tutta Napoli con un corregio per trovare poche semolino quando te ne voglio più cionilla malata. Se io vi dicesse donna ma, girate, girate, divertitevi, porta, portone per portone. Ma questo non lo faccio. Ho voluto semplicemente farvi capire che a un certo punto se non ci stendiamo la mano l'uno con l'altro. A voi, dottore. E speriamo che questa volta donna Maria abbia capito. Auguri per la bambina. E buonanotte. E tu? Quanta malina ne va ragnato tu? Ci andiamo, quanta malina. Ma ci andiamo, quando ci mangiate una pomarola, mi servizi qua. Ma sentono un rinze. Sì, ho tentato qualche cosa. Si va a passare tutto. Ma che sorta che te chi? Accattami 50 kg di fico secco. Sette pascaline, aspettiamo che passino pochi di tempo. A così aumenta il prezzo. E dice, tu, ma ti dico proprio a cervello, no? Non ce l'hai, che cervello? E troviamo a bremmerare di vento. E sciacquiamo tutto qua. E mettete ma asciutto. A mi da se mangiare i miei sudici. E che vado a mi da letto, ma io. Chi va a fare? Non ce n'ho, ma quali me ne uno, non ce n'ho. E poi gli muffa fa a me. Dice a me non lo faccio perso pure a mia moglie. Ha ricordato a mia moglie. Ha ricordato a mia moglie. Mamma, ci appiccicavamo sempre. E ci siamo appiccicando pure l'indolico. Ma tutto tu, ma tutto tu, e stattene poco così. Fammi sentire la cocaina nei bombi, che la gente non ci sente. Vieni. Alla fine, la mano del Signore, si fa come sta a me, una bomba proprio a fianco a essa. E piazza la camarona. Facci di sotto tutti i problemi. Oggi no che la sotto è prendo, ma ti faccio che le nuove 10! Non ce n'ha, ci vuole fortuna anche per morire. Perché non ballai più. Ma c'è proprio una bella morte. E il mio piacere, non ce n'ha. Non ce n'ha, facciamo una cosa. I miei morti ci sentono quando ne parlo. Poi, però sapete che mi succede? Una volta ogni tanto, io la penso, perché la volevo bene, non ce n'ho. E quando prima, anzi quando più tardi è possibile, mi fa pure piacere la penso. A proposito di vedere, la cammarella di fino a casa, Polignano, che ne avete fatto? L'avete appicciato, l'avete dittato, che ne avete fatto? Io no, oggi no, stanno. Quando facete la rinnovazione, io ho pigliato personalmente un mettetto in lato che non bacio. E lo sta. E di mano fai un piacere. O vai a pigliare a montare una davanti. Va bene. Io me ne vado. State tranquilli. Fate passare tutto. La bambina deve superare la crisi. Io torno domani mattina presto. Ma sono sicuro che mi darete una bella notizia. Buonanotte. Grazie, buonanotte, dottore. Buonanotte. E mo non sto ad accusi. Gustavo, state sempre buon umore. Un dottore se ne aiuto con te, visto? Perché se è trovato a mangiare.
Vicino a mamma, così si cosi chiamate, c'è. Buonanotte, donna mamma. Buonanotte. Perché muova? Ha già fatto quello che hanno fatto tutto quanto, mi sono aiutata e mi sono difesa. E tu? Che muova? A stamattina, tu mi guardi e non va. Che colpa mi vuoi dare? Che danno è? Che c'è per lui? Tu veramente mi senti papà. E io? Non si piace facile, non si faccia prima di mamma. Va bene. Oh no? Qui. E ti guarda la mascia. Va bene. Ah, ma io non saccio perché. Ma che la creatura che sta là dentro mi fa pensare al paese lì. Chi sono tu, no? E mi crede, la famiglia mia ho distrutto apposta, resta me. Ma qua nessuno mi sente parlare. Io mi ricordo che quando tornai a quella tavola, chi mi chiamava a casa, chi mi chiamava là, per sentire fatte roce, fatte quelle. Tanto è vero che quando non avevi più che dire le cose me le inventavo. Oppure ricevo pure cose che erano successe là di soldato. E creatura, e voglio tutto quanto ancora. Oh soldato, soldato! E soldato vanno bene, vanno sedere! E soldato italiano! Ma mo' perché il signore sempre parla? Prima di tutto, perché la guerra non è venuta. E poi? E carte mille vite danno le carte per l'acqua. Non può fa. Ah, ma a te danno fatto impressione. Perché devi stare poco a poco. Un amico, poi di lì, poi 500, poi un milione, non ne capito neanche più. Ma come a me che torna e me che tutto insieme. Ma almeno mi parlo questo. A me mi parla pazzia. Ma che ci fanno tutti questi soldi in casa mia? Chi è tocco e chi è tocco e non mi sfatto con. Dopo la da sbattere, non si tocca le carte migliori. Che la giocci? Se sei per capolino, forse sei riuscito a farsi pulito. A mia figlia? Che ieri vicino lì te la sorma mi pensava tutto. Ma che fa? Avendo il braccio a caccia mia sangue, dico va, fa fare male a te. E quando avessimo cacciato, e non solo a Napoli, ma a tutte le parti del mondo. E a te? A te che faccio? Ma rimbello tu che faccio? Con te che faccio? Tacci? Faccio la tragedia. Non abbassa la gente che sta scialando per tutto il mondo. Non abbassa. Con lui, per avere in faccia tutto qua. Dammi te. A me te faccio un marito. Ma figli da roba! Hai capito? Figli da roba! E di questo non ci ha già pensato. Perché ci sta e ci pensa.
tu mi capisci. E gli altri capiti che ci sta a capire. Tu la famiglia si sta perdendo, tu poi le famiglie a delegare la responsabilità. E se ognuno dovesse guardare in dacchia la stanza. Ognuno si fa la mano per uscire. Cosa da aspettare? Si deve aspettare. Come ha detto di tu? Deve passare la rottata. Ma che è successo? La guerra, ma... Che è successo? Mani di scarpe la canzone del caffè. Io la mattina ci levo anche un po' di spesso. A me dea come mi aveva detto c'è la scuola, poi l'ha caricato. Mi tornavo a casa, non c'è nato. Ma che è successo? Ma se noi ci mettiamo tutto quanto a correre, perché mi mangiamo, ci facevo una croce. Che è successo? Come sta Duccio? Sta buono. Sei tu la dama di Cino? Tu ti ha fatto quello che doveva fare. Guarda, passare un po'. E tu? E tu che hai fatto a papà? E si chiude la tua mamma? No. Ho pensato che la doccia stava poco buona e poi pareva brutta. Tieni. Fammi un po'. Fanno poco avvicino andare dietro, si va. Sì, ma andiamo a poco. Sì. Qui. E di mano si ha anche, tu sta buono. Accompagna compagnino gas e figlio servizio in Adalo. Sì, papà. Si deve aspettare ad avanzare un po'. Thank you.